messaggio scritto alla diocesi per questa settimana, ovviamente tenendo conto della giornata che è la giornata del Buon Pastore e della preghiera per le vocazioni, ho legato gratitudine alla vita matrimoniale, sponsale e familiare, e credo che in questi giorni in cui ci si è forse stretti maggiormente, obbligati dallo spazio del vivere in casa, insomma, si può scoprire come ci si dia gratitudine, senza la quale la convivenza sarebbe impossibile o diventerebbe tutt'altro che gioia. Ho collegato fatica, anche perché si trattava di rinnovare aspetti pastorali, insomma, alla vita sacerdotale o chi si occupa, insomma, delle parrocchie, delle comunità cristiane. Coraggio lo lascerei soprattutto ai religiosi, alla vita consacrata che è chiamata ad essere profezia, ed è questo il momento in cui si può dimostrare se siamo o meno profeti. Mentre lode la darei ai giovani e ai tanti volontari che abbiano non ancora trovato la loro vocazione, ma che stanno dimostrando non solo di essere entrati e vivere questo momento con responsabilità e creatività, ma dimostrando veramente che sono diversi da come magari anche noi adulti li pensavamo e li giudicavamo.